Era sull'Università di Catania con corsi truccati per decine di cattedre, sospesi il rettore Francesco Basile e nove docenti, tra questi il modicano Giuseppe Barone, tutti indagati insieme ad altri 31 professori. Secondo la Procura operava un'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla turbativa d'asta. Vittoria città senza acqua, arrabbiata e disperata, associazioni, movimenti, partiti, insieme in un coordinamento che lancia la protesta e chiede soluzioni. Un problema atavico che nella sua drammatica emergenza ordinaria si ripropone al tempo dell'amministrazione straordinaria. Giorgio Battaglia, architetto e il nuovo sovrintendente di Ragusa, è stato nominato in sostituzione di Calogero Rizzuto che lascia l'incarico. È la prima volta di un ragusano alla guida dell'ente. Alla prima TV in un'intervista ecco i primi propositi e i programmi per il territorio. Adesione di circa il 50% allo sciopero dei dipendenti della giustizia nel tribunale di Ragusa. Qui ai problemi generali comuni a varie realtà si aggiungono più gravi carenze d'organico, condizioni logistiche assurde e un edificio privo delle basilari norme di sicurezza. Quella delle fumarole killer è una vera e propria emergenza criminale nel territorio ebleo. Nel Vittoriese le punte più gravi del fenomeno. La Polizia Provinciale ha denunciato alla Procura nove imprenditori agricoli per inquinamento ambientale e ne ha diffidati altri 17. Concorsi truccati all'Università di Catania. Oltre 40 indagati tra i professori e lo stesso rettore Francesco Basile, che insieme a 9 docenti a 20 posizioni di rilievo nell'Ateneo, è stato sospeso dal servizio. L'ipotesi d'accusa è che nell'Università di Catania operasse un'associazione per delinquere per truccare i concorsi. I reati contestati sono infatti associazione per delinquere, corruzione e turbativa d'asta. Al centro dell'indagine della Digos, denominata Università, Bandita ci sono 27 concorsi: 17 per professore ordinario, 4 per professore associato, 6 per ricercatore. I professori indagati sono 40 e lavorano negli atenei di Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti, Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona. Tra di loro l'ex rettore Francesco Pignataro, Giuseppe Sessa, Medicina, Filippo Drago, Medicina, Carmelo Monaco, Agraria, Giancarlo Magnano di Sanlio, Filosofia, a tutti gli indagati giunti stamattina in questura per la notifica del provvedimento, sono state fatte perquisizioni a casa, sequestrati i loro cellulari. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Carmelo Zuccaro e affidata ai sostituti Bisogni, Vinciguerra e di Stefano. Sempre stamane la Polizia di Stato ha eseguito 41 perquisizioni nei confronti dei 40 professori indagati e del rettore. L'ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio emessa dal GIP di Catania su richiesta della locale procura distrettuale è stata eseguita da personale della Polizia di Stato. I nove docenti destinatari del provvedimento sono professori con posizioni apicali all'interno dei dipartimenti dell'Università di Catania. Fra Francesco Basile, è rettore dell'Università di Catania dal febbraio 2017, eletto con un alto numero di voti, già al primo turno succedendo a Giacomo Pignataro. A contendere il ruolo di vertice dell'Ateneo era stato il professore Enrico Foti, direttore del Dipartimento di Ingegneria Ambientale, fermatosi a metà delle preferenze. Basile, 61 anni, è professore ordinario di Chirurgia Generale dal 1992 alla Scuola di Medicina, istituto che ha presieduto prima di essere sostituito dal professore Giuseppe Sessa. L'attuale rettore e direttore dell'unità di clinica chirurgica dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania e nel 2016 è stato eletto presidente della Società Italiana di Chirurgia dei Sargeri. E intanto nell'immediato si pone il problema della gestione dell'ateneo. Chi dovrà esercitare le funzioni? direttore fino a quando non sarà in atto la misura cautelare della sospensione? Come una città che venga fuori da una catastrofe naturale o durante un periodo di guerra, Vittoria soffre perennemente la sete e anche l'amministrazione cosiddetta straordinaria non ha modificato nulla in questa ordinarissima atavica emergenza. E sale il fronte della protesta ad opera di un coordinamento civico. Vittoria Acqua Un Bene Comune, di cui fanno parte PD Sorgivittoria, PSI Cento Passi per la Sicilia, Unione Consumatori Movimento Democratico per l'Agricoltura, Riscatto, altra agricoltura, tavolo verde, Sicilia. I cittadini, spiegano, sono costretti a telefonate estenuanti, a continui viaggi della speranza negli uffici comunali, nel tentativo di trovare qualche riscontro che metta la parola fine all'incubo della mancanza d'acqua. Il comune, per l'ennesima volta, si fa trovare in piena crisi idrica che oramai è divenuta una costante. Il disagio tende ad esplodere anche perché la mancanza di autobotti pubbliche spinge inevitabilmente i cittadini verso le autobot di private, arrecando un ulteriore serio aggravio di costi alle famiglie in un contesto di gravissima crisi economica. È impensabile, afferma il coordinamento, che un servizio di primaria importanza dopo anni di inerzia amministrativa venga ancora gestito dal Comune in regime di emergenza perenne senza una politica dell'acqua. La città ha il diritto di sapere se si sta affrontando il problema, come lo si intende risolvere ed in quali tempi. È inaccettabile qualunque tentativo di monetizzare il bene acqua e di sottoporre le nostre comunità al riscatto della gestione privata. Il patrimonio idrico di un territorio, le reti di servizio, gli ambiti territoriali e i comprensori idrici vanno tutelati e presidiati e non possono essere regalate per legge alla gestione di imprenditori privati italiani e stranieri che moltiplicano i costi di gestione e trasformano la questione idrica in un affare privato. Ciò è accaduto anche a Vittoria dove la gestione delle fonti di approvvigionamento idrico è stata trasferita alla gestione di Sicilia Acque. Il territorio di trasferimento dei pozzi e delle fonti primarie di attingimento è stato abbandonato a se stesso in preda a devastazioni e a forme diverse di inquinamento. Il bacino idrico vincolato per legge è diventato una prateria senza più regole. In pratica il comune paga il servizio di fornitura dell'acqua a metro cubo, la propria acqua, quella per la quale sono state spese tante lotte e tante battaglie. Fuori la società privata Sicilia Acque dal comune di Vittoria è il grido di battaglia del coordinamento. Rivendichiamo il diritto di gestire direttamente le nostre risorse idriche, di risparmiare sui costi e di crescere nel livello di ricerca, captazione e controllo delle risorse idriche necessarie alle nostre popolazioni. Quindi una serie di proposte concrete, monitoraggio delle aree e dei comprensori idrici, giardinello, Scianna Caporale, Cifali, Passo Ippari, Trada Tremolazza, Valle dell'Ippari, eccetera. Censimento dei pozzi abusivi e la loro regolamentazione in relazione al preminente uso dell'acqua per scopi idropotabili. Acquisizione immediata di nuovi pozzi per una portata non inferiore a 50 litri al secondo. Installazione di due impianti di osmosi inversa da allocare rispettivamente a Vittoria e a Scoglitti per il trattamento di almeno 40 litri d'acqua al secondo. Immediata locazione di sei autobotti, tre a Vittoria e tre a Scoglitti, H24 nei mesi luglio, agosto e settembre. Impegno diretto della protezione civile anche con autobotti per il rifornimento idrico. Urgente delibera di scombuto degli oneri sostenuti dai cittadini per l'acquisto di acqua da autobotti private con obbligo di ricevute e fatturazioni. Controllo dell'acqua in distribuzione da parte di autobotti private dal punto di vista dell'origine della fonte di prelievo, delle caratteristiche chimiche e sanitarie dell'acqua. Obbligo della relativa certificazione di tracciabilità, immediata apertura di uno sportello comunale H24 con numero verde e obbligo di dare riscontro ai cittadini, programma straordinario di manutenzione della rete idrica interna, pianificazione dello sviluppo tecnologico pluriennale del sistema idrico cittadino verso l'osmosi inversa e il controllo telematico dei servizi, costituzione della consulta acqua bene comune con la presenza delle forze politiche e sociali della città. Alla fine non c'è stato bisogno del nuovo assessore regionale ai beni culturali. Musumeci che ne ha l'interim si è affidato alle scelte del dirigente generale Sergio Alessandro e così è scattato un nuovo pacchetto di nomine. Giorgio Battaglia è il nuovo sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa quando potrà insediarsi succederà a Calogero Rizzuto che lascia l'incarico dopo quattro anni per dirigere i parchi archeologici di Siracusa Battaglia, architetto già dirigente della sezione per i beni paesaggistici e demo etno-antropologici negli stessi uffici guiderà quindi la nuova sovrintendenza è la prima volta per un ragusano io credo che questa è una nomina di continuità perché abbiamo intrapreso un percorso in sovrintendenza tutti coerentemente cercando di agganciare i fondi europei ci siamo riusciti con dei progetti eh, straordinari che hanno, avranno una grande refluenza sul nostro territorio eh, per quanto riguarda la fruizione e la valorizzazione dei nostri parchi cito il parco di Cava Ispica, cito quello di Camarina, quello, il parco Forza di, di Ispica, che tutto sommato è lo stesso parco di Cava Ispica, e Santa Maria del Gesù di Modica. È una nomina nella continuità, credo che eh, il mio dirigente generale, l'amministrazione politica regionale abbia voluto intendere proprio questo con, con la mia nomina. Eh, faremo sempre il nostro dovere come l'abbiamo fatto, siamo una piccola sovrintendenza, ma che ci siamo sempre posti grandi obiettivi, ci siamo posti e con tanto sacrificio devo dire che li stiamo raggiungendo tutti, perché non solo abbiamo avuto i finanziamenti, grazie chiaramente a una serie eh, di aiuti, la politica sicuramente si è fatta carico in questo senso, però eh, noi eh, pochi ma capaci di mh, pensare il nostro territorio è una forma di sviluppo del nostro territorio. Abbiamo una grande organizzazione come soprintendenza proprio per questo motivo che dicevo prima che siamo veramente pochi, quindi bisogna continuare a tutti i costi. Eh, se c'è altro da aggiungere saremo pronti e lieti eh, ad aggiungerlo. La continuità sta anche in quella cosa che dicevo prima di mh, ascoltare l'utenza. Noi eh, contemperiamo, siamo all'interno del territorio, comprendiamo i problemi eh, economici anche delle persone, non a caso cerchiamo di sveltire anche eh, ed esitare immediatamente le pratiche perché sappiamo che ogni pratica ci sono persone che vanno a lavorare e che eh, mantengono la famiglia. Quello che comprende la nomina di battaglia è un vasto pacchetto di designazioni e rotazioni che conclude l'atto di interpello pubblicato la scorsa settimana. Molte le novità, con alcune conferme e nuovi nomi. E tranne una sola eccezione ad essere prescelti sono architetti. Al Museo Salinas di Palermo va l'archeologa Caterina Greco, che ha diretto fino ad oggi il centro regionale per il catalogo. Termina l'interim di Salvatore Gueli a Catanissetta, dove viene nominata sovrintendente Daniela. Vullo, architetto già dirigente della sezione per i beni architettonici e storici artistici. A Messina il nuovo sovrintendente è l'architetto Mirella Vinci, attuale responsabile della sezione per i beni architettonici e storico-artistici. L'architetto Nicola Neri va a dirigere la sovrintendenza di Enna, dopo la sua esperienza alla sezione per i beni architettonici e storico-artistici a Catania. L'architetto Giovanna Susan, dalla villa del Casale di Piazza Armerina, passa a dirigere la regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa. Al Museo regionale Agostino Pepoli di Trapani va l'architetto Roberto Garufi proveniente dall'assessorato al turismo, mentre l'architetto Orazio Micali passa dalla sovrintendenza alla direzione del Museo di Messina. Sono stati confermati i direttori delle biblioteche regionali Carlo Pastena a Palermo, Carmelo di Stefano a Catania. Quel luogo di lavoro è un inferno. I dipendenti della giustizia, esasperati, indignati, arrabbiati, hanno atteso che gli accordi del 27 aprile 2017 venissero rispettati. Invece, due anni e due mesi dopo, niente. E oggi i lavoratori del Tribunale di Ragusa hanno scioperato. Adesione, secondo le prime stime, superiore al 50%. I vuoti d'organico sono una voragine, le condizioni di lavoro proibitive, i mezzi inesistenti. Che il Tribunale continui in qualche modo a funzionare sembra, un miracolo, ma in quegli uffici oltre alle condizioni di lavoro definite schiavistiche c'è anche un grave problema di sicurezza e chi ci lavora rischia tutti i giorni la vita. Lo sciopero è frutto di una serie di procedure avviate tra cui lo stato di agitazione dichiarato eh, e poi la, il, il passaggio della conciliazione che sono stati disattesi da parte dell'amministrazione e di conseguenza lo sciopero è stato l'atto finale per ehm, portare a compimento una serie di richieste che sono frutto di un accordo fatto nel 2017, il 26 aprile 2017, eh, che aveva preso un margine ampio di due anni per poter apportare in applicazione tanti processi, tra cui la riqualificazione, la revisione degli organici, le progressioni economiche, eh, tanti aspetti che sono peculiarità tipiche contrattuali di... Eh, accordi sottoscritti non mantenuti dall'amministrazione abbiamo organi carenti con l'uscita dei pensionamenti l'anno prossimo ci sarà un crollo del 50% dell'attuale organico che è già estremitito eh, abbiamo chiesto di poter fare uno scorrimento delle graduatorie dei concorsi già attivati in modo da non perdere tempo per fare nuovi concorsi e invece l'amministrazione si sta eh, diciamo, trincerando dietro la procedura concorsuale perché perdono tempo e allungano il brodo, come si so dire, perché passano almeno altri due anni. Dico, le, le, lo sfasero assoluto del servizio giustizia. La cosa grave è che noi facciamo già attività di supplenza per la mancanza di quadri funzionali e il commesso fa il lavoro del cancelliere, le, la a sistema giudiziario fa il lavoro del dirigente perché si sofferisce per dare servizio all'utente. Attenzione che l'utente è disinformata perché pensa sempre che l'ufficio è a posto, invece non è così. Eh, quindi questo sciopero è anche rivolto all'informazione della gente perché deve sapere che il servizio giustizia non è assicurato ma non per colpa dei lavoratori che sono sempre lì e facciamo gli schiavi in condizioni pietose anche di mancanza di sicurezza dei locali e eh, degli uffici. Assessori regionali, rapporti familiari e di reciproca disponibilità con Paolo Arata, l'ex deputato di Forza Italia, oggi consulente della Lega di Matteo Salvini, arrestato nello scandalo dell'Eolico, accusato di corruzione nel tentativo di spingere i propri affari, che, secondo l'accusa, lo vedono socio di Vito Castri, già in carcere, considerato a sua volta socio occulto del boss superlatitante Matteo Messina Denaro. Ora, dopo che le carte fra rate e alcuni assessori regionali, la commissione regionale antimafia guidata da Claudio Fava ha deciso di convocare tutti i componenti della giunta Musumeci che sono citati negli atti per sentirli in audizione. Martedì sarà la volta di Alberto Piero Bon, l'assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità. Mercoledì toccherà il titolare dell'assessorato alle attività produttive Mimmo Turano. Giovedì, infine, la commissione dell'Arsa ascolterà l'assessore al territorio. Toto Cordaro. È prevista anche un'audizione del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miciche, che stando alle carte avrebbe combinato un incontro fra Paola Arata e il dirigente generale del Dipartimento ai Rifiuti Salvatore Cocina. La data in cui il presidente dell'ARS sarà ascoltato dalla Commissione antimafia però è ancora da definire. Piero Bon, anche con un post su Facebook, si giustifica dicendo che quando parlava con Arata, questi per lui era una persona stimata e insospettabile, ma il direttore del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, Salvatore Cocina, era diventato un ostacolo per i suoi affari e quelli di Vitoni Castri. E allora Arata ricorreva nuovamente al presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Micciche. E questo è il nuovo capitolo delle indagini sul patto sporco fra Arata e Nicastri, il Re del Vento vicino alla mafia. Nell'informativa che la Direzione Investigativa Antimafia di Trapani ha consegnato alla Procura di Palermo viene ricostruito il tentativo di Micciche di coinvolgere l'assessore Girolamo Turano nello sviluppo dei progetti della Solgesta SRL. Si tratta di una delle aziende del duo Arata Nicastri. La sera del 6 luglio del 2018 squilla il telefono di Arata infettato con il virus. Trojan che lo ha reso un microfono per gli investigatori. Dall'altro capo della Cornetta c'è Alberto Dellutri, fratello dell'ex senatore Marcello condannato per mafia. Tra un complimento e l'altro per l'imminente scarcerazione del fratello dell'utri dice a Michcicè che Arata, vecchio parlamentare di Forza Italia, ha bisogno di parlargli. Tre giorni dopo Paolo Arata invia un messaggio a Miciche. Buongiorno, giovedì sono a Palermo, ci possiamo incontrare. Ho urgenza di aggiornarti. Grazie, Paolo Arata. Mezz'ora dopo Micichè chiama Arata e fissano un incontro per il 12 luglio all'Ars. Detto fatto, Paolo Arata e il figlio Francesco giungono a Palazzo dei Normanni. Micichè ritarda. Paolo Arata deve andare via, resta soltanto il figlio che è terminato l'incontro, fa il resoconto al padre. Mi ha detto che mi fissa un appuntamento con uno che bisogna andare a parlare e poi anche tu dovresti andare a parlare con un'altra persona che poi te lo spiego più tardi, così. In serata è lo stesso ha a svelare, chiamando Paolo Arate, il nome di una delle due persone da incontrare, Mimmo Turano, assessore regionale alle attività produttive. Ancora una volta il 13 luglio è Arata figlio ad andare all'Ars per incontrare Turano e Miciche. Rientrati dalle ferie a settembre tocca a Paolo Arata fare visita a Turano. Prima dell'appuntamento Arata recepisce i suggerimenti di Maglio Nicastri, figlio di Vito. Devi forzare sul fatto che Nicastri non c'è, non c'è più. Lo sai, non te lo devo dire io. Nicastri è stato arrestato e ci sono degli omissis. Poi Arata spiega che Turano è già stato avvisato della presenza occulta di Vito Nicastri dietro i progetti degli impianti di biometano. Chi lo ha informato? Gianfranco Miciche, che era a conoscenza delle cointeressenze di Vito Nicastri nella solgesta. Miccichè, aggiunge Arata, non si è lasciato impressionare dall'aurea di mafiosità che avvolge Vito Nicastri. Gianfranco non è uno stinco di santo, io sono stato portato a lui da Dell'Utri. L'elenco delle intercettazioni è lungo. Chi vuole a tutti i costi esaudire i bisogni di Arata e M.C.K. Turano, ad un certo punto, si dire indietro: il consulente della Lega che si vanta di aver fatto inserire il biometano nel contratto di governo Lega-Movimento 5 Stelle, grazie al sottosegretario Armando Sili, parla con Lorenzo Cesa, capo del partito di Turano, e con gli assessori Piero Bonne e Toto Cordaro. Un'aggressione criminale all'ambiente, al territorio, alla qualità dell'aria e alla salute di migliaia di persone. Difficile oggi immaginare in territorio ebleo un'emergenza criminalità più grave di questa. È il fenomeno delle fumarole a cui purtroppo si abbandonano decine e decine di produttori agricoli la cui azione andrebbe arrestata con i mezzi più drastici che il codice penale consente. La Polizia Provinciale ne ha denunciati nove, tutti in stato di libertà, con il rischio quindi che possano reiterare il gravissimo reato di inquinamento ambientale del quale devono rispondere. Come ogni anno al termine della stagione serricola invernale si ripresenta nel nostro territorio, fa sapere il nucleo ambientale della Polizia Provinciale di Ragusa, il criminale fenomeno delle cosiddette fumarole, attuato da molti operatori agricoli che procedono all'incenerimento dei rifiuti agricoli dismessi dalle serre con effetti devastanti sulla salute dell'uomo. Il problema è maggiormente diffuso nel Lipparino. Risiedono e operano qui i nove imprenditori denunciati alla procura per smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali e violazione al codice ambientale per immissione di fumi nocivi in atmosfera. I denunciati sono tutti agricoltori residenti a Vittoria Comeso e Santa Croce Camerina con impianti serricoli nei comuni di Acate, Contrade, Macconi e Mogli, Vittoria, Contrade, Dirillo e Resinè, Ragusa, Contrada, Randello e Santa Croce e Camerina, Contrade, Pescazza, Pezza di Fico e Bosco Braccetto. Altri 17 titolari di aziende agricole che avevano già dismesso gli impianti serricoli e accatastato i rifiuti nei propri terreni, sono stati formalmente diffidati a non procedere alla eliminazione dei rifiuti per mezzo del fuoco e a smaltirli tramite ditte autorizzate alla trasformazione di materiali pericolosi. I carabinieri che sono stati a lungo sulle loro tracce l'hanno definita una coppia d'assalto, formata da due giovani di 20 e 23 anni, arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, una in carcere, e l'altra ai domiciliari. I due giovani, entrambi di Ispica, sono accusati di aver compiuto una serie di furti tra marzo e aprile. Numerose le denunce presentate, sette per il momento i colpi contestati ai due indagati. Le indagini hanno tratto spunto da numerose denunce della cittadinanza allarmata, per furti tutti compiuti di notte in danno di alcuni esercizi commerciali, sedi di patronato e studi professionali. In particolare, due giovani ritenuti dagli investigatori molto abili per le modalità utilizzate nell'attività delittuosa, prima hanno preso di mira gli uffici di patronati sindacali portando via soldi. Poi sono entrati all'interno di tre esercizi commerciali rubando denaro e materiale informatico. Quindi hanno colpito in uno studio legale e in un'agenzia assicurativa ubicata nello stesso stabile. Raccolte le denunce, i militari sono partiti dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza nei pressi dei luoghi presi di mira dai ladri. I due sono stati quindi identificati e uno di loro interrogato ha confermato quanto esposto nelle denunce e quanto già accertato dagli investigatori. Gli strumenti in mano ai magistrati sono anche le norme volute da Salvini e così la procura di Agrigento ha iscritto Carola Racquet, capitana della Sea Watch nel registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione dell'articolo 1099 del Codice della Navigazione, contestato al comandante che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale. Carola, 31 anni tedesca, plurilingue, parla anche inglese, francese, spagnolo e russo. Laureata in scienze navali, giovane ma con all'attivo tante esperienze di navigazione per vari istituti oceanografici. Ambientalista e attivista dei diritti di tutti gli esseri viventi. Mercoledì pomeriggio non ha rispettato l'alto imposto dalla Guardia di Finanza all'ingresso della nave nelle acque territoriali. Dalla Procura sottolineano che si tratta di un atto dovuto dopo che la Guardia di Finanza questa mattina ha presentato una denuncia con queste ipotesi di reato. La Procura vaglierà questi eventuali reati come sta vagliando anche le condotte delle autorità che non hanno ancora consentito lo sbarco dei migranti. Dalla Prefettura potrebbero giungere una multa alla Sea-Watch e perfino il sequestro, anche se in questo caso è richiesta una recidività che in atto non c'è. Dalla Sea-Watch ancora bloccata all'ingresso del porto di Lampedusa, intanto sono stati fatti scendere altri due migranti. Ieri a tarda sera una persona e un ragazzo minore che lo accompagnava sono stati trasferiti a terra per un'urgenza medica. Sulla nave che lo scorso 12 giugno aveva soccorso 53 migranti in zona Sarlibica, la situazione sta diventando sempre più difficile, come ha denunciato l'equipaggio. Dopo diversi permessi a scendere per questioni mediche, a bordo rimangono ora 40 migranti. A 48 ore dall'ingresso nelle acque territoriali italiane, la Sea-Watch resta ancora bloccata a mezzo miglio dal porto di Lampedusa e la situazione rischia di rimanere in stallo ancora a lungo. Mentre Salvini ripete che farà entrare la nave in porto soltanto se l'equipaggio viene arrestato, fonti della Farnesina hanno fatto sapere che Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e altri stati membri dell'Unione Europea sono disponibili ad accogliere migranti imbarcati sulla nave Sea-Watch. Previsioni per oggi. Al mattino, a nord, bel tempo, con cieli quasi sereni. A sud, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, a nord, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. A sud, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, a nord, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. A sud, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, a nord, soleggiato, ma con poche nubi sparse. A sud, bel tempo, con cieli quasi sereni. Continua con successo la corsa della Passalacqua Virtus e Irene impegnata nelle finali nazionali femminili Under 14 a Roseto degli Abruzzi. Le biancoverdi sono già entrate nell'otto delle prime quattro squadre italiane, avendo ieri battuto ai quarti la Virtus Cagliari per 65 a 52. Adesso in semifinale oggi pomeriggio penultimo round per il quintetto Ibleo che dovrà affrontare il basket Costa che ha battuto per 75 a 65 la Famila basket Schio. Oggi pomeriggio le aquile biancoverdi in campo alle 18 per una nuova sfida non facile che potrebbe proiettarle nella finale per il titolo tricolore. Ragazzi, no? Sono piccoli, hanno 14 anni, quindi ogni, ogni partita diciamo, può essere una sorpresa in senso positivo o negativo, però è chiaro che essere nelle quattro d'Italia, avere due ragazze convocate con la nazionale under 15 eh, ci fa più riempio di orgoglio. Passimo acconto, sarà con eh, loro diciamo, fanno questa attività capillare sul territorio da almeno 8-10 anni e stanno raccogliendo il frutto, il, il frutto di, questa, di questa attività hanno già vinto il titolo under 16 sbaragliando le avversarie hanno un buon gruppo under 14 diciamo noi siamo all'anno 1 oh, adesso siamo partiti all'anno 0 loro sono già all'ottavo decimo anno di di questa attività nel settore giovanile però si tratta di fare una partita quindi vediamo se ce, ce la giochiamo